È stato inaugurato e tagliato il nastro del nuovo asilo nido del comune di Scoppito, Chicchi di Grano. La struttura si trova in via Miternum, di fronte al Parco Baleno, ed è stata realizzata con un finanziamento pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inserito nel programma 6.000 campanili. Oltre a questo finanziamento, sono stati utilizzati anche i fondi regionali per il sostegno all'infanzia e i fondi non spesi nell'annualità 2016-2017, erogati dall'ente di ambito sociale su base di un contributo regionale delle politiche sociali. Siamo felici di questo risultato, ha detto Marco Giusti, il sindaco di Scoppito. Stiamo realizzando le strutture necessarie alla comunità di Scoppito, cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Il nuovo asilo è un passo importante per la comunità, che sta puntando sui giovani e le famiglie, affinché questo territorio sia sempre più accogliente e attraente per tutte le generazioni, conclude il sindaco Marco Giusti. È una grande soddisfazione per noi aprire questa struttura, tra l'altro ce n'era assolutamente bisogno per il tipo di popolazione che abbiamo qui a Scoppito, ma non solo a Scoppito, perché abbiamo l'ambizione che questa struttura possa essere utile anche ai comuni limitrofi. È stato un percorso abbastanza lungo, abbiamo partecipato a un bando nel 2013 e ecco, oggi tocchiamo con mano il risultato di un lavoro ben fatto da parte di tutti, quindi è una grande soddisfazione per me come amministrazione. Per quanto riguarda le scuole, il comune di Scoppito ha un impegno prioritario, proprio perché la popolazione che abbiamo è una popolazione con un'età media molto bassa, perché abbiamo raddoppiato la popolazione scolastica nel giro di circa 7 anni, e quindi è normale che l'amministrazione abbia questa attenzione particolare al mondo della scuola, sia dal punto di vista dell'edilizia sia dal punto di vista dei servizi. Per quanto riguarda questa struttura, è una struttura che cofinanzieremo anche dal punto di vista delle rette, quindi uno sforzo notevole da parte del Comune. Anche il progetto educativo è un progetto educativo di grande qualità, e quindi ci sono tutti gli ingredienti affinché questa struttura e questa iniziativa abbia veramente le caratteristiche di una iniziativa innovativa e primaria rispetto a tutte le altre. L'asilo, dotato all'esterno di ampio giardino, si sviluppa su 235 metri quadrati. La struttura è antisismica ed è realizzata su un solo piano e ospiterà sino a 25 bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni. Innanzitutto oggi è una bellissima giornata perché è la conclusione di un percorso che parte dalla vecchia amministrazione e poi trova il suo punto di arrivo proprio in questo momento. E l'asilo ospiterà 25 bambini, secondo quanto le direttive nazionali e l'ASL ci ha comunicato. Una struttura antisismica, bella, moderna, c'è dietro, diciamo, un bel progetto, ma anche un bel progetto educativo, un asilo moderno. Sì, assolutamente, la struttura è a norma secondo le più moderne direttive antisismiche e è stata in parte abbattuta e ricostruita e in parte messa assolutamente a norma. E anche il progetto didattico che c'è dietro è avveniristico, all'avanguardia e rispetta tutti i parametri che le leggi nazionali prevedono, e sarà un asilo che potrà ospitare bambini che potranno trovare il meglio all'interno della struttura. Il sindaco faceva una riflessione: questo asilo, al di là della bellezza, è anche un asilo che serviva per servire, scusate il gioco di parole, una popolazione che si è aumentata anche dopo il terremoto. Tanti giovani coppie hanno scelto Scoppito per disegnare, diciamo, il loro futuro, e qui si inserisce bene l'asilo comunale. Sì, dopo il sisma dell'Aquila sicuramente tantissime giovani coppie hanno scelto Scoppito come loro punto di residenza, quindi diventava veramente impellente questa realizzazione e l'apertura del nuovo asilo nido, perché tante giovani coppie non possono fare affidamento su persone che le possano aiutare a gestire i loro bambini, e quindi aprire una struttura del genere, comunque accogliente, ampia, con uno spazio esterno molto, molto grande, offre il meglio anche ai genitori che hanno scelto di abitare qui a Scoppito. Lo stabile dispone di 6 locali, aula gioco che agevolerà lo sviluppo della motricità grazie alla presenza di superfici morbide, allo scopo di supportare i bambini nello sviluppo dell'equilibrio. Una stanza sarà riservata al gioco del cucù, uno spazio sarà il laboratorio flessibile dotato di ripiani, cucina con fornelli, fasciatoio per le bambole e tanto altro.
per i più piccoli, una stanza specifica per i primi passi e per divertirsi con le costruzioni. C'è anche un'aula per le attività logiche ed individuali, un'aula a riposo e la lettura con pedane che possono essere usate anche come palcoscenico per piccole rappresentazioni. Aula per il riposo per i più piccoli, con materassini contenitivi e angolo del gioco euristico. Due bagni, di cui uno con fasciatoio, aula pranzo. Nel nido i genitori potranno trovare anche la cucina per preparare direttamente in loco i cibi per i piccoli fruitori dell'asilo. Vorrei ringraziare l'ente d'ambito sociale che in un lavoro di estremo impegno con i nostri uffici finanziari sono riusciti a recuperare una quota di fondi non spesi per l'annualità 2016-2017 messi a disposizione dall'assessorato alle politiche sociali regionali e quindi nella figura dell'assessore Marinella Sclocco a favore della fascia di età fra gli 0 e i 6 anni. Ebbene, oggi questa struttura meravigliosa, questo gioiellino, senza il sostegno di questo fondo non sarebbe stato possibile aprirlo, ecco. Quindi benissimo il lavoro per le strutture, intenso e strenuo il lavoro per la loro gestione, per la loro apertura, per offrirlo ai cittadini, che ne facciano buon uso. Un traguardo che penso che possono garantire pure augurarsi tante altre persone, anche tanti comuni qua nei dintorni, però noi grazie a Dio e anche con l'aiuto istituzionale siamo riusciti ad avere questo complesso che è il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda la possibilità di tutte le persone che hanno bisogno e farsi carico di questa struttura, affinché noi abbiamo anche il risultato di questi nostri impegni, e siamo talmente soddisfatti di tutto ciò che veramente siamo, così come lei può vedere, numerosi e abbracciamo questa popolazione con tanto affetto. A proposito di territorio, dopo il terremoto scoppito in forte espansione, tante coppie giovani che hanno scelto di vivere qui, quindi in prospettiva sono tutti segnali molto positivi. Sì, assolutamente sì, in quanto come consigliere comunale più giovane riporto un po' anche le istanze di una fascia generazionale che vuole costruirsi una nuova vita, soprattutto sul nostro territorio. È chiaro che una apertura, una nuova apertura che riparte dopo il sisma del 2009 è un grandissimo segno positivo per i nostri territori, e io penso che in questo caso un'apertura di un asilo nido possa essere una struttura che dà una prospettiva maggiore più di qualsiasi altra istituzione, perché è bene sottolineare che un asilo nido non è una misura obbligatoria che un comune deve attuare, però è la misura migliore che dà prospettiva a un territorio, soprattutto alle nuove famiglie, ai nuovi giovani che decidono di vivere, di stare sul nostro territorio. Ecco, noi abbiamo avuto una richiesta notevole e quindi sono convinto che l'apertura di questo nido possa rappresentare una speranza, un momento anche di ritrovo e un momento per far sì che si possa veramente far crescere una generazione consapevole con un territorio che offre tutte le opportunità e tutti gli strumenti per renderla tale. Quello appunto che abbiamo fatto è subito metterci in moto per reperire quelle che potevano essere le risorse, sia per ristrutturare ed adeguare la struttura, come abbiamo detto poco fa, con il bando 6.000 campanili, per il quale Scoppito si è classificato tra i primissimi comuni a livello regionale, attingendo un finanziamento di 600.000 euro dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che ha consentito appunto di realizzare la seguente struttura, ma non solo. Realizzata la struttura, ovviamente poi bisognava ospitare i bambini in modo sicuro, come abbiamo detto, ma anche andando incontro a quelle che sono le capacità economiche che le famiglie in questa fase di crisi occupazionale e lavorativa possono avere. Quindi da subito ci siamo mossi come struttura comunale per attingere a quelle che potevano essere delle opportunità finanziarie che soprattutto la Regione Abruzzo poteva fornirci. Fatto ciò, attingendo a questo tipo di finanziamento, ovviamente le famiglie potranno avere delle rette più basse e quindi portare i loro bimbi in maggiore autonomia presso la nostra struttura. La gestione dell'asilo è affidata alla ditta AP Pluriservice dell'Aquila, risultata aggiudicataria di procedura pubblica.
La struttura supera le difficoltà relative alle barriere architettoniche in quanto dotata di una rampa per diversamente abili all'ingresso principale dell'edificio. AP Pluriservice gestirà con una gara di evidenza pubblica chiaramente questa struttura, è una grande soddisfazione per l'azienda, si parla di bambini, si parla di futuro, quindi è una bella giornata questa sicuramente anche per voi, vedere il compimento di un percorso. Sicuramente sì, noi siamo una cooperativa sociale, quindi già impegnati da 30 anni nel sociale, è una bellissima realizzazione quello che accade oggi, è un bellissimo evento, soprattutto come hai detto tu si parla di bambini, quindi credo che non ci sia cosa più bella, speriamo di riuscire nel nostro operato, ce la metteremo tutta come sempre abbiamo fatto e in bocca al lupo a tutti. È una struttura bella, moderna, quindi è anche un'offerta assolutamente positiva per il territorio di Scoppito e non solo, perché tante persone che non sono di Scoppito ma che hanno trovato anche vita qui dopo il terremoto potranno usufruire di una struttura moderna, accogliente. Guarda, sono appena entrato, è sicuramente una struttura meravigliosa. Come hai appena detto è importante per tutti perché ho salutato tantissime persone che non sono di Scoppito. Il posto del terremoto comunque nelle zone limitrofe ha radunato tantissime persone e quindi è giusto che sia un'opportunità per tutti.